Marco Giampaolo, sei tornato a Pescara, una grande festa, tanta gente ad accoglierti, tanti amici, evidentemente il ricordo che hai lasciato è indelebile. A Pescara, anche come persona. A Pescara ho cominciato calcisticamente, no, prima da osservatore e poi da collaboratore, e quindi sono partito qui, sempre in sordina, sempre... mi ha dato i 3 anni in cui sono stato qua, mi hanno comunque insegnato tanto, perché ho visto come si ragiona dall'altra parte della barricata, e poi la fortuna, le belle esperienze con i vari allenatori che poi mi hanno permesso di cominciare. Stai seguendo ancora le gesta del Pescara nel momento più importante della stagione biancazzurra? Le seguo da lontano. Penso che il Pescara sia una squadra con un profilo qualitativo alto, costruita bene per giocare a calcio, e credo che alla lunga le squadre che poi giocano meglio hanno più chance per vincere, o comunque le squadre che hanno più qualità. Poi hanno trovato la Padula che ha realizzato un grandissimo bottino di reti, penso sia valore aggiunto, ma sono diversi calciatori anche ambiti di cui sento parlare comunque anche per le categorie superiori. Il tuo miracolo come lo caratterizzeresti? Perché il miracolo Empoli di quest'anno probabilmente è uno dei più grandi della storia del calcio italiano, della Serie A, forse meno eclatante, perché voi, quando dico voi dico te, dico Fabio Micarelli, siete molto silenziosi ed educati, però è eccezionale. Ma io... l'Empoli ha fatto una scelta che è quella di perseguire il proprio obiettivo attraverso una squadra che possa esprimere calcio e di qualità. La nostra non era una squadra fisica, non era una squadra strutturalmente alta, forse la più bassa del campionato, però era una squadra che aveva qualità, costruita per giocare a calcio. E posso dire comunque di aver allenato probabilmente la migliore squadra nella mia carriera. Perché tanti giocatori di qualità nella stessa squadra non è facile riscontrare, soprattutto per una provinciale. Poi la strada era quella del giocare, era quella dell'andare a giocarsela con tutti, e in questo ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un ottimo campionato, ma senza la materia prima, non, se pensi di fare la differenza senza la materia prima, commetti un gravissimo errore. A conti fatti, Marco, forse è stata azzeccata la tua scelta di non accettare la panchina del Pescara quando ti è stata proposta? Ma non è che io non abbia accettato la panchina del Pescara, è che per me il Pescara sono state una sorta di situazioni non chiarissime, non limpidissime. Qualcuno ha raccontato qualcosa che non corrispondeva al vero, però alla fine resta il fatto che le nostre strade non si sono mai incontrate, seppur sfiorate 2 o 3 volte, ma mai incontrate, ma fa parte del calcio, nessun risentimento da parte di alcuno. Poi ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune e si va avanti lo stesso, l'importante è fare bene. L'ultimissima proprio, guarda, io sono un tifoso del Milan, non ti faccio la domanda del Milan, ma ti chiedo semplicemente se sei pronto e vuoi una grande squadra, oppure vuoi una squadra che sposi le idee di Giampaolo a prescindere dalla grandezza? Per andare in una grande squadra c'è bisogno che qualcuno ti chiami di una grande squadra, e questo non è successo. Poi l'ambizione di ogni allenatore, di coloro che fanno questo mestiere, è allenare un giorno una squadra di competitiva, che possa farti fare un salto di qualità dal punto di vista professionale, ma da qui ad andarci ce ne passa.